Proviamo a prendere gli avampiedi. Lentamente scendo, porto le braccia fuori all'altezza delle spalle, i palmi a terra, porto i talloni vicini ai glutei, chiuse le gambe, scendo con le gambe a destra e porto la testa a sinistra. Della coscia opposta e cerco di aumentare la trazione, la testa o al centro o dall'altra parte. Centro e andiamo dall'altra parte, i talloni vicini ai glutei e scendiamo dalla parte opposta, le gambe bene chiuse, l'avambraccio a terra, palmo delle mani a terra. Ciao, certo, brava. Quello che dovete considerare è che ci sono talmente tanti corsi che anche questi della primissima serata, che sono un po' meno strapieni, dovete sfruttarli, perché per esempio il Pilates della sera è fin troppo pieno. Quindi venite anche solo per 10 minuti, l'allenamento posturale, anche solo per 10 minuti va benissimo. Che già dovreste farlo da soli, quindi se non lo fate da soli meglio che lo facciate con me. Con la mano sinistra prendiamo l'esterna coscia destra e andiamo a spingere verso il basso. Lentamente torno, adesso incrocio le gambe con i talloni vicini ai glutei, vicini vicini, quindi li incrocio, in realtà è verso il basso, le ginocchia si aprono in avanti, lasciamo andare la zona lombare e spingiamo le braccia in allungamento dietro, i palmi delle mani verso l'alto e mente verso lo sterno. Lentamente sollevo le braccia, allora i palmi delle mani si guardano, mentre lasciate andare la schiena cerchiamo di lavorare sullo stretching intorno alle scapole, apro bene le scapole, sollevo, scendo, inspiro, quindi le porto a terra, inspiro,
sollevo, espiro, apro, inspiro, torno, espiro, apro, inspiro, continuo qualche secondo. Scendo, rilasso, lascio le palme delle mani verso l'alto, apro le braccia, giro la testa completamente alla vostra destra. Completamente a sinistra. E torno al centro. Chiudo l'incrocio. Porto i talloni vicini ai glutei, le gambe sempre chiuse. Guardo bene il soffitto e sposto l'orecchio destro sulla spalla destra, senza girare la nuca, senza mai girarla. Orecchio, spalla. Con la mano destra andiamo sopra la nuca, andiamo a prendere l'orecchio opposto e spingo orecchio, spalla. Con le dita della mano sinistra vado a terra e spingo verso il basso. Tenete la trazione. Lentamente torno e andiamo dall'altra parte, orecchio sinistro, spalla sinistra, guardo il soffitto, con la mano sinistra andiamo a prendere l'orecchio dalla parte opposta e spingo orecchio spalla, con le dita della mano destra allungo verso il basso. Lentamente torno al centro, porto le mani dietro la nuca e andiamo a spingere il mento in direzione dello sterno con la schiena ben appoggiata. Respiro. Lentamente scendo, apro i gomiti, inspiro. E chiudo.
Scendo, inspiro, apro. Di nuovo, chiudo. Scendo, inspiro, apro. Lascio la nuca. Con tutte e due le mani andiamo a prendere il collo del piede destro. Portiamo il piede sul quadricipite opposto. Tengo la posizione qualche secondo. Cavalliamo completamente la gamba destra sulla sinistra, braccio fuori all'altezza delle spalle, scendo con tutto l'accavallamento alla vostra sinistra. La mano sinistra dall'esterno coscio, cerco di aumentare la trazione verso sinistra. Questa trazione aumenta un po', soprattutto se voi con la mano destra che tenete a terra spingete verso l'alto. Lentamente torno, cambio l'accavallamento. Prima di accavallare prendiamo il collo del piede sinistro e lo portiamo sul quadricipite opposto. Cavalliamo la gamba sinistra sulla destra completamente, portiamo le braccia fuori, l'altezza delle spalle, scendo con tutto l'accavallamento alla vostra destra, cercate di assecondare la trazione. La mano destra prende l'esterno coscia e aumento la trazione e con la mano sinistra distingo un po' verso l'alto senza staccare la mano da terra, quindi si tratta di aumentare la distanza tra la mano sinistra e il ginocchio destro, anzi tra la mano sinistra e il ginocchio sinistro che va verso destra, ecco. Thank you.
tenendo il torno, tolgo l'accavallamento, rilasso le braccia, le porto lungo il tronco di nuovo, sollevo la zona lombare, inspiro, appoggio, inspiro, ancora versione, sollevo, inspiro, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, appoggio, inspiro, qualche secondo ancora. Divarico leggermente, le braccia fuori dal tetto delle spalle, scendo con un ginocchio dentro l'altro, finché non sento una buona trazione da una parte e dall'altra. Ok, adesso rimango alla vostra destra. Andiamo dall'altra parte. E lentamente torno e girate in quadrupedia. Divarico leggermente le gambe e scendo con il petto all'interno delle ginocchia, rilasso la nuca, la appoggio a terra dalla fronte e le dita spingono in avanti. Guardo avanti, inspiro, in arco. E torno. 90 gradi. E apro. Inspiro. E torno. È facilissimo, meno invasivo. Apro. E torno. Inspiro e torno. Inspiro e torno. Inspiro e scendo. Rilasso. Guardo avanti, sollevo di nuovo, stesso lavoro, gomiti vicini al tronco, inspiro, e torno, allungo di nuovo dietro. In stretching con le gambe leggermente divaricate, mi lascio andare giù completamente,
fronte, ginocchio sinistro, divarico leggermente. Fronte, ginocchio destro. Torno al centro, apro, porto le mani avanti, scendo verso il basso, il peso sulle gambe, non sulle braccia, mi raccomando. Solo l'apertura dovete spingere verso il basso. Torno il stretching completo, mi lascio andare giù, chiudo le gambe, guardo avanti, inspiro, fletto, sollevo, giro le spalle, 1, 2, 3, giro avanti. 1, 2, 3. Ok, grazie.